lasci in una ciotola i pavesini tritati finemente e il burro leggero sciolto al microonde. Mescola il tutto con una spatola. Poi continua con le mani. Versa il composto di biscotti in una teglia cerniera del diametro di 20 cm e compatta la base e i bordi con le mani. Riponi la base del cheesecake in frigo a rassodare per 30 minuti. Per la crema unisci in una ciotola il formaggio spalmabile magro e lo yogurt greco. Aggiungi 50 g di miele di acacia oppure millefiori o altro miele e amalgama il tutto con una spatola. Continua con una frusta a mano fino ad ottenere una crema liscia e ben amalgamata. Unisci 5 fogli di colla di pesce ammollati e strizzati e un goccino di latte. Fai sciogliere la colla di pesce a fiamma bassa, poi versala direttamente nella crema leggera al formaggio. Mescola velocemente con una frusta a mano. Poi versa la crema ottenuta sopra la base di biscotto, livellando bene la superficie. Riponi in frigo a rassodare per circa un'oretta. Nel frattempo unisci in una pentola 500 g di fragole tagliate a dadini con 100 g di zucchero e il succo di mezzo limone. Lascia sobbollire il tutto per 15-20 minuti, poi preleva solo le fragole con una schiumarola. Ora aggiungi 2 fogli di colla di pesce ammollati e strizzati e lasciali sciogliere a fiamma bassa per un paio di minuti. Unisci nuovamente le fragole. E versa la salsa alle fragole sopra la crema di formaggio. Ora rimetti in frigo per circa un'oretta a rassodare.